Se seguite il nostro account di Instagram avete visto che negli ultimi giorni ho messo diverse storie in cui ero a bordo, vi raccontavo alcune cose di questa fantastica auto su cui sono seduto adesso, ovvero la Tesla Model S. La stiamo provando per valutare non solo la sua parte proprio di automobile, quindi la dinamica, come va, le sue prestazioni eccetera, ma anche proprio la sua parte tecnologica, che è quella che ci interessa di più. E non a caso io fin da subito quest'auto l'ho definita come uno smartphone con quattro ruote, perché è proprio questa la sensazione. Oltre ad essere una macchina elettrica, è una macchina estremamente smart. Qui su tutto Android ora faremo un approfondimento sulla parte software, mentre su tutto Tech, il nostro canale gemello in cui parliamo di tecnologia più generale, vi lascio il link in descrizione se ancora non foste iscritti, arriverà un video in cui vi racconto proprio tutta la mia esperienza 360 gradi con quest'auto in quanto Tesla Model S, quindi auto elettrica di fascia alta, ma anche in quanto proprio ad auto elettrica, quindi quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi, i contro nel possedere un'auto elettrica. Seduti a bordo dell'auto si ha subito la sensazione di avere un pieno controllo su tutto il quadro di strumenti, anche se devo dirvi che il primo impatto all'inizio forse è un po' spiazzante, perché non si è sicuramente abituati ad avere davanti tutti questi monitor. Vedete che Tesla ha scelto un'ambientazione veramente minimale, e pensate che la Model 3, che è il modello relativamente più giovane rispetto a questa che è nata all'inizio, però proprio un modello diverso, è ancora più minimale perché non c'è nemmeno questa parte del cruscotto, ma c'è solo il grande tablet. Tablet che però vedete anche qua da ben 17 pollici. Ecco, questo è proprio il modo in cui la vettura va a comunicare, con cui potete impartire qualunque tipo di operazione alla vettura. Grazie a questo tablet potrete andare a controllare veramente tutto, mentre il cruscotto ha la funzione di schermo secondario in cui vengono visualizzate solo le informazioni più importanti mentre siete alla guida. Partiamo subito proprio da questo display. È diviso in tre fasce. Sulla parte sinistra avete la parte di infotainment, in cui c'è una visualizzazione variabile tra il navigatore, se state navigando con il navigatore, oppure viene visualizzata la parte di infotainment, quindi la radio oppure la musica, Spotify, tutto quello che state riproducendo. Al centro invece, in questo momento sono parcheggiato, quindi vedete semplicemente l'immagine dell'auto, ma mentre ci stiamo muovendo lì è la porzione in cui viene visualizzato il radar, dove vengono visualizzate tutte le informazioni sulle auto e sugli altri ostacoli che si possono incontrare sulla strada. Sulla parte destra invece vedete il grafico dei consumi, che è molto molto importante, un aspetto fondamentale per un'auto elettrica, quindi il consumo istantaneo, il consumo medio e soprattutto anche quando entra in azione il recupero dell'energia. Addentriamoci quindi nel funzionamento di questo grande tablet da 17 pollici. La prima curiosità che voglio andare a soddisfare, che era anche la mia, è quanto è veloce questo strumento. È veloce, ma non è velocissimo, soprattutto nel caricamento. Vedete che ogni tanto c'è un minimo di delay, però devo dire che alla fine ci si fa l'abitudine in fretta, anche durante la guida ha una fluidità che è più che sufficiente, non lagga, non è brutto da vedere. Ha veramente delle potenzialità strepitose. In basso avete la possibilità di andare a selezionare i comandi, sono tutti molto molto raggiungibili anche mentre si guida. Tuttavia, per esempio, questa è una delle domande che mi avete fatto, sulla Model 3 c'è solo il tablet disposto in orizzontale, non c'è qua il secondo display sul cruscotto, e dopo aver provato questa vi dico, secondo me è necessario, perché si fa sempre molta attenzione a quello che viene visualizzato qui, perché è sulla linea di vista mentre state guidando, mentre qui invece dovete proprio andare a spostare il vostro sguardo. Dunque, è diviso in sezioni particolari, la più interessante è questa, dove potete andare a controllare tutta l'auto, comandi rapidi nella parte alta, in cui potete andare ad aprire e chiudere i vari portelli, per esempio il bagagliaio anteriore, quello posteriore, il tettuccio qua sopra, poi potete andare a regolare le sospensioni, alta, media, bassa, le luci, andare a regolare dei parametri di guida come per esempio l'accelerazione, soft standard, oppure la durezza, la precisione dello sterzo, la frenata rigenerativa, quindi tra bassa oppure standard. Qui avete delle informazioni sull'autopilota, quindi voci diciamo meno importanti, cose che comunque la macchina si setta già in automatico.
altre impostazioni sul veicolo, come per esempio la modalità di blocco portiere conducente, le maniglie che si estendono automaticamente, blocco portiere dopo l'allontanamento, tutte cose comunque che trovate più o meno in tutte le automobili, qui sono visualizzate semplicemente all'interno di questo tablet. La preclimatizzazione intelligente è una funzione che potremmo definire con intelligenza artificiale, impara dalle vostre abitudini e vi prepara la macchina poco prima che voi entriate. Se per esempio tutti i giorni al mattino vi svegliate per andare al lavoro alle 7, prendete la macchina alle 8, per le 8 la macchina sarà pronta con la temperatura giusta e la playlist in riproduzione che ascoltate di solito. Se invece tocchiamo qui, abbiamo un sistema di infotainment veramente completo. Abbiamo la possibilità di visualizzare la radio, abbiamo Spotify che tra l'altro è integrato e gratuito per un anno, la macchina è sempre collegata ad internet, c'è già una SIM, avete questo abbonamento, quindi non c'è bisogno di andare a fare hotspot e cose di questo genere, altre radio e poi qua potete andare a ricercare. Ci vuole poi un abbonamento per poter gestire per esempio Spotify e TuneIn, mentre è incluso un anno, quindi dovete poi pagare, ecco. Questa anche è una sezione interessante perché avete il controllo dell'energia, qui avete il grafico dei consumi disponibili negli ultimi 10, 25, 50 km, consumo istantaneo oppure consumo medio. Avete poi una pagina web completa, quindi un browser web che potete gestire come un normalissimo computer, quindi quando siete per esempio fermi in sosta che state aspettando la ricarica, potete andare a visualizzare i vostri siti preferiti. Andiamo per esempio su tutto Android e vedete che potete andare a navigare normalmente, poi dipende ovviamente dalla qualità del segnale, in questo momento in LTE non prende benissimo, però se siete in città per esempio sarà anche più veloce la navigazione, vedete che abbiamo aperto normalmente il nostro sito. Poi sempre da questa schermata possiamo andare a visualizzare la telecamera posteriore, possiamo andare a chiamare contatti eventualmente di emergenza, qua invece ci mettiamo in modalità ricarica dove vengono visualizzate i vari parametri, possiamo anche andare a modificare il flusso di ricarica, per esempio se state ricaricando in casa non volete un assorbimento troppo elevato, una ricarica pianificata, e poi qua avete anche la tariffa per i supercharger che ovviamente sono a pagamento. Interessante che possiate impostare un limite di ricarica, per esempio se lo volete caricare di notte potete dire caricamela fino al 50% e poi staccati automaticamente. Questa cosa devo dire che funziona veramente molto molto bene. Per il resto invece gli altri parametri sono un pochino più standard, il riscaldamento dei sedili, qui abbiamo tutto il sistema di regolazione della climatizzazione della temperatura, poi sbrinamento anteriore, sbrinamento posteriore, il volume. Volevo far vedere anche ancora questa cosa qui, ovvero avete la possibilità di regolare l'audio, vedete nelle vari punti dell'automobile, il tono, più anche queste opzioni, suono immersivo, alto, standard, veramente l'impianto audio di quest'auto è fenomenale. Poi vediamo altre cose, questo tasto serve per andare a bloccare le maniglie esterne, qui abbiamo le informazioni sulla ricarica, qui possiamo andare a creare un home link per interfaccia con altri sistemi, per esempio il cancello di casa vostra. Questo è il nostro profilo, ovviamente vengono salvati più profili e potete anche associarli a regolazioni sulla temperatura, sui sedili, eccetera, sulla regolazione dei sedili. E poi questo è interessante anche perché abbiamo le informazioni sulla Tesla e un easter egg in cui possiamo andare a vedere varie cose. Elon Musk, sapete che è un personaggio particolare, ha inserito queste cose divertenti, per esempio guardate qua la modalità fuocherello, se vedete che viene riprodotto il suono di un fuoco e viene visualizzato qua con anche una musica rilassante. Una cosa su cui voglio richiamare la vostra attenzione è proprio sull'interazione tra il sistema Tesla e gli smartphone, che in realtà mi ha abbastanza deluso, nel senso che non si può fare molto. Questo è un sistema abbastanza chiuso, vedete che si può collegare ovviamente lo smartphone via Bluetooth ma non via cavo, quindi non avete ovviamente né Apple CarPlay né Android Auto, dopodiché avete accesso al telefono, quindi potete telefonare, avete accesso alla rubrica e ai media che sono eventualmente presenti sullo smartphone per trasmettere via Bluetooth e finisce qua, non potete veramente fare nient'altro. Ovviamente i contatti vengono condivisi, li potete gestire anche dai comandi al volante, però rispetto ad un'auto tradizionale collegata che ha il collegamento Bluetooth non ci sono praticamente differenze. L'unica cosa dove l'ho trovata abbastanza smart
è il collegamento, perché per aggiungere un nuovo dispositivo veramente basta fare la ricerca, poi vengono salvati in memoria e in un attimo, no? Si riesce ad accoppiare lo smartphone senza nessun problema. C'è anche la possibilità, per esempio, di creare una rete Wi-Fi e quindi collegarvi alla rete LTE della smartphone, della macchina se collegate in LTE, quindi farvi da hotspot grazie all'automobile. E poi l'ultimo elemento veramente importante che voglio mostrarvi è questo, il navigatore. Il navigatore è un punto veramente fondamentale per questa automobile, perché vi permette di arrivare a destinazione senza il rischio di rimanere a secco con l'energia elettrica. Infatti andate ad avviarlo e per esempio andiamo ad impostare Roma come destinazione e vi faccio vedere che lui automaticamente vi calcolerà l'itinerario nel modo giusto per farvi arrivare a Roma nel minor tempo possibile, facendo le soste giuste nelle varie supercharge. Quindi ricaricare la supercharge, ma non da 0 a 100, giusto la quantità che serve per poter arrivare alla tappa successiva e poi fine a destinazione. E vi assicuro che è infallibile in questo, funziona veramente molto molto bene, anche se vedete che è anche un po' lentino. Questo per esempio è un itinerario tipico, dalla posizione in cui ci troviamo mi fa andare fino a Modena. Qua mi indica la percentuale di carica che avrò quando arrivo a Modena, 6%, quindi insomma è amante del rischio, perché col 6% sei proprio al limite, basta una sgasata di troppo per rischiare di andare un po' in crisi. Dopodiché ci si va a caricare per un'ora, vedete, dopodiché si va fino al supercharger di Magliano Sabina, che dovrebbe essere qua, vicino ormai a Roma, e qua invece bisogna caricare solamente 20 minuti per arrivare a Roma col 27% di autonomia residua e a quel punto andare a ricaricare di nuovo l'auto. Abbiamo una mappa completa delle soste con supercharge, quindi tutte le possibilità di ricarica, ma anche le destination charge, ovvero quelle la possibilità di ricaricare a destinazione, quindi negli hotel, nei bed and breakfast, nelle strutture ricettive che hanno una torretta per la ricarica di Tesla e che quindi vi danno l'opportunità di ricaricare la vostra auto una volta che siete giunti a destinazione. In realtà questo navigatore è molto potente, ma l'ho trovato anche abbastanza limitato, perché se io ad esempio qui volessi impostare un'altra strada non posso farlo, non posso impostare delle soste intermedie, mi crea sempre dei problemi da questo punto di vista. Infatti se io vado all'interno delle impostazioni vedete che posso giusto andare ad evitare i traghetti, evitare i pedaggi e poi viene rifatto il calcolo del percorso in tempo reale in base al traffico. Questa invece è l'applicazione con cui potete gestire la vostra auto. Vedete che avete vari comandi, devo dire che è fatta molto bene, in modo anche semplice. Avete qui la possibilità di gestire la climatizzazione, questo è per aprire l'automobile con le chiavi, avete la possibilità di bloccarla o sbloccarla da remoto, poi potete gestire i media, quindi controllare sostanzialmente la riproduzione da qui, anche qui sempre la climatizzazione, contando anche però la possibilità di accendere il volante, riscaldare il volante, riscaldare tutti i sedili. Tra l'altro vedete, potete riscaldarli proprio tutti quanti, non solo quelli anteriori ma anche tutti quelli posteriori, la temperatura desiderata. Poi avete dei comandi come per esempio far lampeggiare i fari da remoto, da distanza, far suonare il clacson, proviamo, ok, avete sentito che ha suonato. E avviare l'automobile, aprire il vano bagagli posteriore, quello anteriore, quello posteriore, aprire e chiudere il tettuccio, bloccare o sbloccare l'automobile. Poi ci sono altre modalità, modalità valet, modalità speed limit, quindi limitare la velocità. Potete anche, molto importante, andare a visualizzare la ricarica nel momento in cui l'automobile si sta ricaricando. Qui avete le informazioni, potete impostare un limite e venite avvertiti per la conclusione della ricarica o quando questa raggiunge il limite. Potete anche stopparla o farla ripartire. Dopodiché avete la possibilità di rivisualizzare la posizione e navigare, se nel caso, verso la vostra auto, nel caso in cui l'abbiate perduta. E poi c'è la funzione Summon che vi farò vedere tra poco. Nelle impostazioni, posta in arrivo, quindi una posta dedicata solo da Tesla, che vi dà per esempio le informazioni in caso di un nuovo aggiornamento software, vi dice come aggiornare l'automobile. E poi qui abbiamo anche le notifiche come l'antifurto, la ricarica avviata. Qui possiamo, vedete, andare a selezionare quali notifiche dobbiamo ricevere da questa applicazione.
Vi faccio vedere ancora la funzione Summon. Adesso io sono all'interno dell'auto. Prima di tutto però una critica a questa funzione, perché ha bisogno necessariamente della rete dati. Quindi se l'auto si trova per esempio in un garage dove prende poco ovviamente, oppure col vostro telefono non avete una buona rete, niente, non c'è verso di farlo funzionare. Nello stesso tempo però dovete essere vicini all'automobile per poterlo azionare, quindi sarebbe stato più semplice collegarsi direttamente ad una rete wifi, alla rete wifi per esempio dell'auto. Comunque funziona così: marcia avanti o retromarcia. In un futuro sarà possibile anche andare a parcheggiare automaticamente con l'auto, quindi anche sarà in grado di fare manovra. Per il momento può schivare gli ostacoli. Vi faccio subito vedere, io premo su retromarcia, l'auto si prepara e vedete che va a retrocedere in totale autonomia. Devo dire che dopo averla provata per un po' vi confermo che questo è uno smartphone con quattro ruote, tant'è che come gli smartphone riceve gli aggiornamenti e nel tempo, pensate che dal 2012 che Tesla produce quest'auto sono già arrivati tanti aggiornamenti e ne arriveranno ancora in futuro che sbloccheranno tante nuove funzioni. Per quanto riguarda invece l'utilizzo di quest'auto, per la parte software, devo dire che sono stato contento ma non fino in fondo, perché Tesla deve trovare l'equilibrio tra l'aprire il suo sistema verso Android Auto, Apple CarPlay ed altri sistemi che magari arriveranno in futuro e invece la sicurezza e la stabilità che garantisce un sistema chiuso come questo. Però lei è un'auto molto semplice se ci pensate, fatta di poco hardware, batterie e la parte meccanica dell'auto e poi soprattutto software. Talmente importante che se questo software ha dei problemi, ha dei bug troppo importanti, qui non vi muovete, no? Se lei si riavvia, se lei sta ferma, non vi potete muovere, quindi è importante che il software abbia una grande stabilità. Comunque è stata un'esperienza veramente fantastica, molto interessante, ho tante considerazioni da dirvi, ma ve le ho fatte su un video che ho realizzato per Tutto Tech. Vi lascio il link qua sotto in descrizione, andate lì, vi trovate tutta la mia esperienza raccontata sia per quanto riguarda la Model S, l'esperienza di guida, ma anche proprio l'ecosistema Tesla e l'ecosistema delle auto elettriche, tutti i pregi e anche i piccoli e grandi compromessi che ci sono per questo tipo di mobilità. Bene, invece per questo video direi che è tutto, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al nostro canale, io sono Matteo e noi come al solito ci vediamo al prossimo video.